Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il pagellone del 2020 di Formula 1. Spero che il video non sia durato assai, perché io non lo so dal momento che sto registrando praticamente adesso. Comunque ragazzi, andremo ad analizzare ogni pilota e ogni scuderia. Ho dato praticamente un voto ragazzi, quindi vedrete praticamente di tutto e di più in questo video. Alcuni li ho valutati un po' superficialmente perché è difficile valutare, per farvi un esempio, spoiler, Latifi. Detto questo, comunque non prendiamoci in chiacchiere inutili. Buon Santo Stefano a tutti, perché mi sa che questo video uscirà di Santo Stefano, se no buone feste, e noi partiamo subito, vamo! Il primo che andiamo a valutare è Lewis Hamilton, che ha vinto il mondiale. Per lui un 7 in pagella. Ha fatto qualche errore, perché i podi e le vittorie potevano essere anche di più. Dal momento che i tuoi unici due rivali sono Verstappen, che ha una macchina mezzo secondo al giro più lenta, e Bottas, che praticamente ogni Gran Premio fa più schifo di te perché non lo so, cioè gli stimoli a zero, non lo so. Però comunque Hamilton, c'è da dire che comunque porta a casa il mondiale. Non era troppo difficile portare a casa il mondiale o portare a casa 11 vittorie. Però comunque si dimostra sempre superiore rispetto ai suoi avversari, quindi un 7 se lo merita, anche perché i numeri parlano da soli. Straordinario, 7 titoli mondiali eguagliato Schumacher. Non si può dire lo stesso del compagno di squadra, che fa 5 pole. Di quelle 5 pole va a vincere solamente la prima gara, perché di tutte le altre pole che ha fatto non ne ha vinta una. Per lui due vittorie, le stesse di Verstappen, che ha una macchina mezzo secondo al giro più lenta. 11 podi comunque gli valgono il secondo posto in classifica del mondiale. Batte Verstappen perché la sua auto è molto più affidabile di quella dell'olandese, che è stato anche meno sfortunato di lui. Certo, qualche episodio sfortunato Bottas ce l'ha avuto, per questo meriterebbe anche un 4-4,5 per ciò che poteva fare. Gli do un 5,5 perché molto spesso secondo me il suo lavoro viene sottovalutato. 8 invece per la Mercedes che ottiene 15 pole, 13 vittorie e 25 podi. La maggior parte sono tutti di Hamilton questi numeri, però anche Bottas ha dato il suo contributo. Per l'ennesimo mondiale consecutivo migliora la macchina sia dal punto di vista aerodinamico sia in termini di potenza. Continua ad essere per il settimo anno di fila la macchina da battere, e non mi stupirei se ci sarà anche un ottavo anno di fila, anche perché sicuramente parte la favorita. Per questo un 8 in pagella per la Mercedes. Ovviamente mi baso sulla macchina, perché se poi imbrogliano test privati non lo so, ne girano assai di quelle cose in Formula 1. E vabbè, 5 invece per Alexander Albon, che ottiene 2 podi, 6 volte in top 5. Per guidare una Red Bull devi finire sempre in top 4 secondo me. Però qualche episodio fortunato, sfortunato ci può capitare. Però finirci 6 volte in 17 Gran Premi è veramente molto molto riduttivo. Per fortuna termina la stagione comunque dignitosamente, perché soprattutto nelle ultime gare si è un po' svegliato. Questo non è bastato per la conferma in Red Bull, quindi si merita un 5. Fossi stato Chris Horner o Helmut Marko non l'avrei mandato via, vi dico la verità. Avrei tenuto lui o Gasly invece di prendere uno esterno, perché non è mai facile stare ai livelli di un certo Max Verstappen, che appunto prende 8. Ma soprattutto non è facile stare in una scuderia dove l'auto non è nata intorno a te. È nata Max Verstappen, che comunque ripaga con gli avanzi anche la strategia della Red Bull, perché due vittorie e 11 podi quando guidi una Red Bull è veramente pazzesco. Certo, lui in 17 gare dovrebbe terminare sempre sul podio. Consideriamo che in 5 gare si è ritirato, su 12 gare termina in 11 a podio, vuol dire che sei un fenomeno. Spesso e volentieri ha battuto le Mercedes, quindi veramente un super super Max Verstappen. Terzo posto in classifica piloti, meritava secondo me il secondo. 6 e mezzo per la Red Bull. Non ho esagerato per le strategie che hanno di bruciare i piloti, perché comunque in quanto a strategie di gara, a gestione delle gomme, a strategie di pit stop e al fatto che valorizzano al massimo un talento come Max Verstappen, meriterebbero anche un 7,5 o 8, perché sono gli unici che riescono a tenere testa più o meno alle Mercedes, e già questo è tanto se riescono a battere ogni tanto Bottas e Hamilton. 6 e mezzo per il semplice motivo che Albon è il terzo pilota bruciato dopo Gasly e Kvyat. 7 invece per Lando Norris, che ottiene un podio nella prima gara, poi si addormenta un po' durante il mondiale, è un po' discontinuo rispetto al suo compagno di squadra, gli manca la costanza. Fatto sta che comunque 7 volte in top 6 dimostra di essere un grandissimo talento, soprattutto in qualifica, ma anche nella gestione delle gomme non è male. Ricordiamo comunque che è il pilota, se non erro, è il pilota più giovane sulla griglia di Formula 1, il 99, non in classifica finale alla fine, e anche grazie a lui se la McLaren è arrivata terza nella classifica dei costruttori. Comunque un ottimo mondiale quello di Lando Norris, non riesce però a battere Charles Leclerc. 8 invece per Sainz, nettamente superiore rispetto al compagno di squadra, anche per lui ottiene un podio che in una gara normale sarebbe stata una vittoria, quel podio lì, perché Gasly è stato anche favorito dalle safety car, strategia eccetera eccetera. Finisce per ben 9 volte in top 6, solamente un pilota ha fatto meglio di lui, che non è uno dei top team. Cioè, se andiamo a prendere tutti i piloti esclusi Verstappen
Hamilton e Bottas, però incluso Albon, lui è quello che è finito più volte in top 6. C'è un altro che lo ha eguagliato, ma di questo lo vedremo dopo. Comunque Sainz, che dimostra di avere una costanza pazzesca, è stato il secondo miglior pilota di quest'anno. Perfetta anche la McLaren, che si becca un 7,5, due podi, 16 volte in top 6, terzo posto in classifica costruttori. Non terminava terzo in classifica costruttori, non aveva questo risultato praticamente dal 2012, perché dal 2013 in poi la McLaren è finita sempre fuori dai primi tre. Quindi veramente veramente bene, ennesimo passo avanti. Anche l'anno prossimo avranno due piloti che sono veramente veramente forti. Da Sainz e Norris passano a Ricciardo e Norris. Ricciardo comunque un pilota fortissimo. E dunque non vedo l'ora di vederli all'opera l'anno prossimo, quando torneranno competitivi, anche grazie al partner, della Mercedes. Siamo all'AlphaTauri, dove andiamo ad analizzare Kvyat, che ottiene un 5,5. Per Kvyat poco e nulla, ragazzi. La sua miglior gara è stata, se non mi sbaglio, Imola, dove ha fatto quarto posto. Per il resto una stagione un po' anomala. Non gli do un'insufficienza grave, perché alla fine Gasly tutti quei punti che ha ottenuto in più l'ha ottenuto semplicemente dalla gara di Monza, e per una gara che ha fatto bene Gasly ha 25 punti in più di lui. Però per il resto, soprattutto nella seconda parte di stagione dopo Monza, Kvyat si è dimostrato comunque a livello di Gasly, perché ne ha portato a casa bene o male lo stesso numero di punti. Per lui due ritiri, qualche piazzamento a punti qua e là, però non ha fatto troppo la differenza. Come invece Gasly, che si prende un 7-, 7-, perché a volte poteva fare molto molto di più. Però per quella vittoria a Monza, dove l'Alfa Tauri ha fatto una strategia pazzesca, quel giorno l'Alfa Tauri inoltre andava perfettamente, soprattutto sul dritto. Quindi insomma, una vittoria 4 volte in top 6 per Gasly, che comunque è tanto per guidare un Alfa Tauri. Comunque un Alfa Tauri che è inferiore a McLaren, Renault e Racing Point, e che più o meno era ai livelli della Ferrari. Decimo posto in classifica finale per Gasly, 10 come il suo numero di macchina. Comunque si becca un 7-. Per quanto riguarda l'Alfa Tauri, ha compiuto un passo avanti in termini di prestazione rispetto allo scorso anno. Ha superato l'Alfa Romeo, complice anche il motore della Ferrari. Ha superato Alfa Romeo e Haas. Comunque, settimo posto in classifica, ha dato anche filo da torcere per alla Ferrari. Per quanto riguarda il sesto posto in classifica costruttori, finisce 5 volte in top 6. Un podio per Gasly, che è stata anche una vittoria. Un podio quasi vicino per Kvyat, che per un nulla non è andato a finire a podio. Quindi insomma, un passo avanti rispetto all'anno scorso. Non mi soffermo troppo e do un 6,5. Per quanto riguarda invece la Renault, un 6 ad Ocon, un podio che gli salva la stagione, perché sennò sarebbe stata un'insufficienza. Finisce comunque 3 volte in top 6, però comunque alla fine 12° posto in classifica, totalmente magro. Se guidi una Renault devi terminare tra i primi 10. Però comunque, andando a vedere, non è che abbia fatto chissà quanto male. Alla fine è stato battuto da Leclerc e Gasly, che avevano una macchina inferiore. Ma non stiamo a parlare degli ultimi arrivati, stiamo parlando di Gasly, che ha fatto una stagione straordinaria, e di Leclerc, che è un talento puro. Quindi alla fine ci può anche stare. Per cui l'insufficienza non gliela do, gli do comunque una sufficienza piena, ma comunque nulla di più. 6 per Ocon, molto meglio di lui invece il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo, ottiene un 7,5. Sarebbe stato anche 8 se non si fosse un po' addormentato magari nella seconda parte di stagione, dove è stato battuto dal collega, compagno di squadra francese. 8 volte finisce in top 6, è il terzo migliore di tutti da questo punto di vista. Davanti a lui solamente Sainz, appunto, come detto prima, e un altro pilota che andrete a vedere dopo, ma comunque ve lo siete già immaginato. Due podi con la Renault, quindi veramente tanta tanta roba. Daniel Ricciardo, che torna sul podio, praticamente ha ottenuto un quinto podio rispetto all'ultima stagione in Red Bull. Ha ottenuto gli stessi numeri, perché ottiene due podi così come l'ultima stagione in Red Bull, ma soprattutto nell'ultima stagione in Red Bull aveva fatto il sesto posto in classifica, quest'anno quinto. Certo, aveva fatto sicuramente più punti, però insomma non siamo tanto lontani, considerato che ha ottenuto oltre 100 punti. Quindi grande Daniel Ricciardo. Molto molto bene comunque anche la Renault, che si prende un 6,5 come voto. 3 podi per loro, uno con Ocon e due con Ricciardo. 11 volte in top 6, la maggior parte tutti ovviamente con Ricciardo, perché Leclerc, perché Ocon in top 6 ci è finito solamente 3 volte. Però comunque una buona stagione anche da parte del francese. In termini di prestazione la Renault ha superato la Ferrari, non che fosse così difficile. Comunque si è migliorata, ha compiuto un passo avanti. Alla fine solamente quinto posto in classifica, non riescono a dar filo da torcere a McLaren e Racing Point. Però comunque un passo avanti, quindi 6,5. 5,5 invece per Stroll, che fa una pole, fa due podi, finisce 5 volte in top 6. E insomma, guidiamo una Racing Point, che è la terza più grande forza del mondiale. È vero che la Racing Point nella seconda parte di stagione, ne parleremo dopo, si è un po', diciamo, addormentata in termini di concentrazione sul 2021, perché si è voluta concentrare più sul 2021. Però comunque questo lo poteva fare sicuramente di più, specie nella seconda parte di stagione. Si è totalmente addormentato, ha ottenuto quella pole lì, neanche lui sa come, però comunque c'è da riconoscere il grande gesto tecnico. Ma comunque poi in gara si è addormentato, perché non l'ha saputa gestire, quindi veramente male male. Perché se guidi una Racing Point e hai terminato 11° in classifica, facendoti battere dalle due McLaren, e ok, da Leclerc, da Gasly, da Ricciardo, che aveva una macchina inferiore a te, ti sei fatto battere praticamente da tutti, e questo secondo me non mi sta bene, perché per tante gare, troppe gare di fila, è finito fuori dalla zona dei punti.
Basti pensare che a cavallo tra il GP della Toscana e il GP del Bahrain 1 ha ottenuto praticamente 2 punti in 7 gare. Questa è veramente una cosa vergognosa. Lance Stroll dimostra che molto spesso sta. Un po' di talento ce l'ha, ma comunque non c'è da negare che sta in Formula 1 solamente per i soldi del padre. Molto meglio di lui, anche in questo caso, il suo compagno di squadra che ottiene un 8 in pagella. Poteva essere anche un 8 e mezzo se nella prima parte di stagione non avesse fatto un po' male. Perché Perez ha iniziato comunque un po' malino. Se andiamo a vedere però le gare dove non si è ritirato, mi sembra che sia l'unico insieme a Hamilton che praticamente è terminato sempre a punti, ragazzi. Sempre, sempre a punti. Anche se in realtà pure Bottas e Verstappen hanno condiviso con lui questo record. Però un conto è che lo fanno Bottas, Verstappen e Hamilton. Un conto è che lo fa lui. Un po' addormentato nella prima parte di stagione, dove finisce sempre fuori dalla top 4 o dalla top 5, perché inizia con un sesto, sesto, settimo, due GP saltati per infortunio, quinto, decimo, decimo. Quindi un inizio di stagione un po' sottotono. E poi ha distrutto praticamente tutto con 2 quarti posti, un settimo posto, un sesto. E praticamente 3 podi di fila, perché uno si è ritirato all'ultimo giro dove stava per andare al podio. Poi un altro è un grandissimo secondo posto in Turchia e la grandissima vittoria in Bahrain. Quindi molto molto bene Sergio Perez. Poco meno meglio di lui la Racing Point, perché in termini di prestazione ottiene un 7, ragazzi. Quindi 4 podi, una vittoria, una pole, 14 volte in top 6, però alla fine quarto posto in classifica. In termini di prestazione è andata veramente bene, è stata giustamente penalizzata. Se andiamo ad analizzare solo le prestazioni, quindi veramente bene la Racing Point, che nella seconda parte di stagione ha smesso di sviluppare la macchina in concezione dal 2021. Passiamo invece ad analizzare la Haas con Kevin Magnussen. Per lui ben 7 ritiri, ragazzi, quindi veramente un meme vivente, perché 7 ritiri in un anno sono veramente, veramente tanti, ragazzi. Però comunque Kevin Magnussen, che ottiene un 6,5 perché batte quasi sempre il compagno di squadra, un pilota molto molto sottovalutato secondo me, perché comunque Grosjean è forte e per batterlo ce ne vuole. Lo batte praticamente in ogni gara, anche se alla fine dei conti è proprio il francese ad ottenere più punti del danese. Complice il motore Ferrari, quest'anno la sua macchina ha ottenuto un passo indietro, però secondo me non meritava di essere cacciato via, perché comunque rimane un ottimo pilota. 5,5 invece per Grosjean. L'importante è che comunque lui stia bene, è tutto. Per lui comunque 4 ritiri, 2 Gran Premi a cui non ha partecipato. Però comunque ottiene un ottimo nuovo posto al Gran Premio di Germania. Unica nota positiva di questo mondiale, perché per il resto forse un po' sottotono. Faccio anche fatica a dargli un voto, perché uno che guida una Haas, un Alfa Romeo o una Williams non è mai troppo facile da valutare. Quindi 5,5 per Grosjean, qualcosina di più la poteva fare, anche se voi mi direte da 16esimo invece 14esimo che cambiava. Per me cambiava, perché si è fatto battere anche dalle Williams. Comunque 5 per la Haas, che ottiene un passo indietro. Allora, non è solo il motore Ferrari, ragazzi, qui c'è anche qualcosa in termini di telaio, perché a volte Grosjean e Magnussen si sono lamentati un po' della guidabilità della macchina. Anche magari la gestione dei piloti, non lo so, secondo me potevano fare qualcosina in più. Vero che c'è di fatto in mezzo la Ferrari, però se l'Alfa Romeo ha ottenuto comunque il doppio dei loro punti, secondo me un motivo ci sarà anche, anche perché sono quasi sempre risultati ultimi in qualifica, quindi insomma qualche domandina me la farei. 5,5 per Sebastian Vettel, un anno decisamente sottotono, non era troppo facile guidare questa Ferrari, soprattutto per uno come lui che era senza stimoli, però non c'è da negare che Vettel praticamente è quasi sempre fuori dai punti. Le uniche note positive sono l'eroico settimo posto in Spagna, oh sì, grande Seb, l'eroico sesto posto in Ungheria e il grandissimo terzo posto in Turchia. Si è mostrato molto molto discontinuo, comunque 2 volte in top 6, un podio, dove comunque lui ha l'orgoglio di aver ottenuto l'ultimo podio e l'ultima vittoria della Ferrari. 13esimo posto in classifica finale, meglio di lui invece Charles Leclerc, che ha fatto una stagione di Cristo, però rispetto a Sebastian Vettel ha fatto molti molti più errori. Ha portato veramente al limite questa macchina, perché con questa macchina tu dovevi terminare il mondiale 13esimo o 14esimo, insomma siamo lì. Però ragazzi, si è messi veramente veramente male per la Ferrari. Lui fa troppi errori, ma comunque ottiene un 7 in classifica perché ha fatto dei miracoli, specie in qualifica ha fatto dei miracoli. Poi ha fatto 2 podi dove comunque se ne andate a guadagnare lui, 7 volte in top 6, quindi insomma è uno dei piloti che è andato più volte nella top 6, 8º posto in classifica. 6º posto in classifica finale per la Ferrari, che dopo tantissimi secondi posti di fila fa 6º posto quest'anno ed è l'unica, e sottolineo ancora una volta, l'unica scuderia ad aver fatto un passo indietro. Tutte le scuderie sono risultati migliorate in termini di prestazioni. La Ferrari no, la Ferrari 3 podi, 9 volte in top 6 e 6º posto in classifica finale. Quindi veramente non ho parole. Binotto è stato veramente una capra. Spero veramente che, come si dice, abbiamo imbrogliato lo scorso anno, perché veramente se tu peggiori la macchina sia dal punto di vista aerodinamico sia dal punto di vista del motore, sei veramente un ciuccio dalla Madonna. 6,5 invece per Kimi Raikkonen, che fa comunque un buon mondiale.
sia in termini di ricerca e sviluppo, sia in termini di trovare l'assetto giusto il venerdì, ma soprattutto in termini di prestazioni e di gestione gomme in gara, batte quasi sempre Giovinazzi, anche se l'auto è nata molto più intorno a lui che a Giovinazzi. Questo c'è da dirlo, un po' strano considerato che ha 42 anni e che Giovinazzi in qualche modo sarà il futuro dell'Alfa Romeo. Però insomma, comunque chi, per cosa devo andare a valutare solo il lavoro di Kimi, gli do un 6,5, perché comunque ha fatto una grande stagione, ha ottenuto 4 punti con una macchina che sulla carta non doveva ottenerne manco uno. 6 per Giovinazzi, uno dei piloti più sottovalutati della Formula 1, non lo dico solo perché sono italiano, ma comunque è finito 3 volte in zona punti. E non in gare tutto sommato pazze, perché ogni tanto la Ferrari l'ha battuta, la Ferrari di Vettel, ogni tanto ha battuto anche la Racing Point, mi riferisco al Gran Premio comunque di Imola. Ha fatto veramente vedere delle belle cose, non in Austria dove comunque ha battuto i rivali, quindi veramente un ottimo Antonio Giovinazzi che ogni tanto dimostra di avere degli ottimi sprizzi, quindi grande prestazione del pilota pugliese, pugliese come me tra l'altro. 6 per l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo in confronto alla Haas preferisco dare un voto superiore perché in termini di macchina sono, a volte hanno anche battuto la Ferrari e mi riferisco a tutti e due i piloti, non mi riferisco solo a Ferrari Vettel, hanno battuto anche Leclerc a volte, soprattutto con Kimi Raikkonen, quindi veramente ragazzi hanno fatto un bel lavoro. Purtroppo si sono trovati col motore Ferrari che quest'anno faceva cagare in confronto all'anno scorso, quindi un'insufficienza non gliela do. Gli avrei dato anche 6,5, non fosse che forse hanno fatto troppo la macchina troppo intorno allo stile di guida di Raikkonen. 6 invece per Latifi, non è mai facile valutare la Williams, quindi chiudo e passo avanti. Penso che sia comunque un buon pilota. Ha ottenuto tante volte l'undicesimo posto, quindi insomma è andato un po' a un soffio dall'ottenere qualche punticino. Molto meno di lui invece il suo compagno di squadra, che secondo me è veramente veramente talentuoso. Spero di non aver esagerato nel voto, le do un 7, ragazzi, ma purtroppo guidando una Williams non lo riesco a valutare, ragazzi. So solo che è andato un passo dall'andare a punti con la Williams e poi si è andato a schiantare. Quindi poverino, veramente poverino. Dove comunque era decimo, se non mi sbaglio, era il Gran Premio di Imola. Comunque era andato a punti e invece alla fine si è andato a ritirare. Quindi veramente poverino Russell. Comunque vado a ottenere senza dubbio la sua prima vittoria, non fosse stato che la Mercedes gliel'ha rovinata, quindi 7 per Russell, meglio anche la Williams, che comunque mi sento dare un voto positivo. Hanno migliorato tantissimo, sono migliorate di circa un secondo, forse anche un secondo e due, le loro prestazioni. Sono sempre l'ultima scuderia, sicuramente in termini prestazionali, però hanno comunque due buoni piloti, specialmente l'inglese che è veramente un fenomeno. 6,5 dunque per la Williams, ultimo posto in classifica per loro. Però comunque c'è da dire che rispetto agli scorsi anni sono migliorati e è già un miracolo che non siano andati in bancarotta. Quindi veramente super super Williams, a cui comunque do un voto positivo. 6,5 se lo sono meritati, sono migliorati. Spero per loro che l'anno prossimo miglioreranno ancora di più, perché vogliamo noi una Formula 1 combattuta, magari come il 2018. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, nel caso contrario un dislike. Commento se siete d'accordo, se siete d'accordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscrivetevi al canale. In descrizione il link per seguirmi Instagram da Mountsport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!